La parola del Signore che abbiamo ascoltato certamente illumina e illustra anche alcuni aspetti del tutto singolari e peculiari della vita e dell'esperienza spirituale di San Luigi Orione. E d'altra parte la vita e l'esperienza spirituale di San Luigi Orione sono una traduzione vivente della parola che abbiamo ascoltato, perlomeno alcuni aspetti di quella vita e di quell'esperienza spirituale. Non ci è difficile, ascoltando la pagina del Vangelo, andare ad Orione. Perché? Perché la pagina del Vangelo inizia così. I discepoli lo presero con sé, sulla barca. Sono i discepoli che devono attraversare il lago e prendono con sé Gesù, lo accolgono sulla loro barca e attraversano il lago. Noi sappiamo bene che questa traversata è anche un'immagine suggestiva di che cosa? Della vita, della nostra vita, perché quella barca rappresenta la nostra vita. E quella barca sulla quale Gesù entra, sulla quale sale, è la barca della vita che conosce la bellezza, la gioia della presenza di Gesù, colui che ci ama, colui che ci salva. Perché questa parola del Vangelo immediatamente ci fa pensare a Don Orione? Perché certo Don Orione, sulla barca della sua vita, Gesù lo ha accolto. Sempre, sempre, in un modo straordinario, con fedeltà, con pienezza di cuore, con entusiasmo indomabile. Lo sappiamo, Gesù è stato il grande amore della vita di Don Orione, è stato la passione di ogni sua giornata, è stata la gioia del suo cuore. È stato tutto, è stato il centro, è stato tutto, è stato il centro. Lo presero con sé sulla barca. San Luigi Orione ha preso con sé Gesù sulla barca. Ed è anche per questo che in alcuni suoi scritti ritorna una raccomandazione che proviene da un'esperienza di vita quotidiana. Gesù sia tutta intera la vostra vita. Gesù sia la vostra vita in pienezza. Ciò che lui viveva desiderava condividerlo, trasmetterlo, perché potesse diventare l'esperienza salvifica ed entusiasmante di tutti. Noi però questa sera ci domandiamo, perché è bello che ascoltiamo questa pagina del Vangelo, è bello che noi vediamo questa parola del Signore tradotta nella vita e nell'esperienza di Don Orione, però vogliamo anche chiederci, ma noi, io, il Signore Gesù, lo accolgo così sulla barca della mia vita? È sempre con me lungo la traversata sul lago della vita. Sono davvero fedele a portarlo con me, sempre, dovunque, nel cuore, come centro, come tutto della mia esistenza. Oppure no? Non sarà che forse in questo momento qui, davanti al Signore e guardando ad Orione, dobbiamo ammettere che qualche volta abbiamo cominciato la traversata lasciando il Signore sulla riva? Non dobbiamo forse ammettere che qualche volta su quella barca ci è parso di non trovare lo spazio per Lui? Non dobbiamo forse dichiarare a noi stessi
la nostra stoltezza, perché abbiamo immaginato di poter solcare le onde senza il Signore con noi? Ciascuno risponderà a questa domanda, ma al di là della risposta è importante che la parola del Signore che è risuonata adesso e la vita di Don Orione che la illustra in questo modo straordinario ci aiuti a riprendere il cammino, la navigazione, non solo facendo spazio a Gesù, ma abbracciandolo con entusiasmo, con amore, dicendogli: da questa sera mai più senza di te, mai più non portandoti al centro del cuore e al centro della vita. Insieme abbiamo ripetuto il ritornello del Salmo responsoriale e abbiamo più volte detto queste parole: rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. Com'è bello questo ritornello che tutti abbiamo ripetuto facendolo nostro, dichiarando così non soltanto la necessità ma la bellezza di rendere grazie al Signore perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore non ci abbandona mai, perché il suo amore accompagna ogni passo della nostra vita. Don Orione questo lo ha tradotto con una fiducia illimitata nella provvidenza. Che cos'era per Don Orione la provvidenza, se non questo amore per sempre dal quale egli sapeva di essere accompagnato, nel quale sentiva di essere avvolto, per il quale non nutriva alcun dubbio circa il fatto che ci fosse sempre, in ogni istante della vita. Ed è anche per questo che Don Orione ha vissuto giorno dopo giorno la sua esperienza personale, la sua esperienza spirituale, il suo ministero, certo con tantissimi problemi, con immense preoccupazioni, però anche sempre con una serenità di cuore straordinaria e una fiducia straordinaria. Ma perché? Perché sapeva che l'amore del Signore per lui era per sempre e che questo amore si faceva provvidenza nelle pieghe di ogni sua giornata. Ed è per questo che Don Orione poteva dire, come noi abbiamo detto questa sera: rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. Don Orione ha fatto della vita e prima ancora della sua parola un continuo e straordinario canto di lode e di ringraziamento. Perché? Ma perché la vita poggiava sulla provvidenza, poggiava sull'amore fedele di Dio, sapeva che tutto in lui era segnato da quest'amore e da questa provvidenza e dunque rendeva grazie continuamente, lodava, benediceva, si meravigliava e si entusiasmava, alzava gli occhi e le braccia al cielo e con stupore benediceva la provvidenza e l'amore di Dio. Ci interroghiamo anche su questo, perché non ci basta ascoltare la parola del Signore e non ci basta guardare alla vita di Don Orione. Ci interroghiamo e ci chiediamo se la nostra vita di fede è una vita di gratitudine, di lode, di benedizione e se crediamo davvero che l'amore del Signore è per sempre. Anzi, forse questa sera dobbiamo ammetterlo. Se la nostra esperienza di fede spesso non è una lode, una benedizione, un dire grazie a Dio, questo avviene perché dubitiamo che il Signore ci voglia bene. E i fatti della vita, quando sono difficili, pesanti,
facciamo fatica a capirli, fanno scricchiolare in noi la certezza che Dio è provvidenza d'amore. Ma questa sera, con la forza della parola del Signore, con la forza dell'esempio splendido di Norio Lione, vogliamo mettere da parte ogni dubbio e credere alle parole che abbiamo detto più volte. Rendo grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. Io so che tutto nella vita, noi sappiamo tutti che nella vita ogni cosa è segnata dall'amore e dalla provvidenza di Dio, sempre. Abbiamo anche ascoltato questa parola dall'Apostolo Paolo: l'amore di Cristo ci possiede. Quando ascoltiamo questa parola, immediatamente il pensiero va ad Onorione, perché l'amore di Cristo che ha posseduto Paolo e che possiede ogni uomo e donna di fede, ha posseduto in modo mirabile Don Orione. L'amore di Cristo lo ha posseduto, cioè ha abitato il suo cuore, lo ha preso. Che cosa ne ha fatto? Un uomo tutto carità, un uomo tutto amore, un uomo tutto dono, un uomo tutto per gli altri, un uomo perché posseduto dall'amore e dalla carità del Signore Gesù. Da chi siamo posseduti noi? Ci possiede l'amore di Gesù Cristo? Questo amore è nel nostro cuore, palpita nel nostro cuore, e questo amore che è nel cuore ci rende tutto amore, tutta carità, tutto dono, ci rende uomini e donne per gli altri. L'amore di Cristo ci possiede. Questa parola possa entrare in noi, possa entrare in noi. Ci aiuti a mettere a fuoco la bellezza della carità e dell'amore in Don Orione e nello stesso tempo ci scuota dal nostro torpore, dalle nostre lentezze, dai nostri ripiegamenti su di noi, sulle nostre piccole cose, e ci aiuti a vivere in un modo nuovo, che è il modo che garantisce la gioia autentica e la bellezza piena della vita, il modo dell'amore, il modo della carità, il modo del dono, il modo del per gli altri. Queste le tre parole che sono risuonate questa sera dalla bocca del Signore che ce le ha donate. Queste le tre parole che illustrano alcuni aspetti singolarmente vivi nell'esperienza di Don Orione, ma queste anche le tre parole che vogliamo custodire nel cuore e che chiediamo la grazia anche per intercessione di Don Orione possano diventare, ridiventare o diventare di più vita della nostra vita, cuore del nostro cuore, perché davvero ciascuno di noi, uscendo da questa chiesa al termine della nostra celebrazione, possa dire con gioia e sentendosi rinnovato: sulla barca della mia vita Gesù c'è e non lo lascio mai più. Rendo grazie al Signore perché Egli è amore per sempre ed è provvidenza che governa ogni passo del mio cammino. L'amore di Cristo mi possiede e avverto che da questa sera la mia vita non può che essere amore, carità e dono. Queste grazie faccia a noi, Signore, per intercessione di San Luigi Orione.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo.